La storia. La storia, ragazzi. Cioè, già l'intro della fantastica PlayStation 2 che sta qui, raga. Sta qui. Sta qui. Quanti ricordi ce n'è sta cosa. Cioè, ci abbiamo giocato ore e ore. Mamma mia, non posso mai scordare quante ore l'abbiamo passato. Ma specialmente su questo gioco, ragazzi. Su questo gioco proprio ci abbiamo passato. Credo. E dico credo. Intorno le 200 ore sicuro. Tra la modalità storia, fatta così tante volte perché era così bella che non lo so, ci giocavo sempre la stessa modalità. Ma la modalità multigiocatore. Mamma mia, era troppo bella, era troppo bella. Secondo me questo era il miglior Medal of Honor mai creato. Veramente mai creato. È stato bellissimo ai tempi. Posso mai scordare. È comunque un gioco del 2003. Quindi ha la bellezza comunque di 21 anni. E sentite questa canzone. È storia. Cioè, veramente la lacrimuccia scende. C'era la modalità giocatore singolo. Che ho fatto, credo, fortemente minimo 3 volte. Ma minimo. La modalità due giocatori fatta 2 volte, una volta con la sorella gamer, e una volta la feci con Matisse, e una volta addirittura anche con Enzo trattino 94, però senza mai finirla. Forse solo con Enzo trattino 94 l'ho finito. O con Matisse. Lo sai, qualche volta ho provato a giocarci anche da solo, a tipo Crash Bash, ma senza risultato. C'era anche il multigiocatore online perché teneva il cavo Ethernet, ma. Come tutti sapete, all'epoca non è che si giocava tantissimo in modalità multigiocatore online, si giocava multigiocatore tra vicini, cioè amici, vedi? Cioè io con questo gioco non posso non farlo almeno una volta, il profilo multigiocatore, non si può non fare. Cioè è impossibile, è contro natura. No, vabbè ragazzi, non posso, non posso. Andiamo sul giocatore singolo. Mi ricordo che cambiava qualcosa rispetto al giocatore in cooperativa. C'erano delle cose che si potevano fare, qualche tipo di azione, che ovviamente da solo non puoi farle. C'era la possibilità di guidare il carro armato mentre il tuo compagno stava a terra che eliminava i nemici. Tu dovevi proteggere il carro armato, una delle missioni famose. Questo è per PlayStation 2. Per PlayStation 2 merita. Difficoltà. Ormai, ragazzi, mi sono fatto vecchio per la modalità difficile. Non ce la posso fare a fare una modalità difficile. Vorrei abbassare il volume, sì. Ci sono i sottotitoli. Non dovremmo manco avere problemi per quanto riguarda. Sono tutti soldati, raga. No, veramente troppi ricordi. Cioè, se, sti primi 5 minuti vedrete me che non riesco ad andare avanti per troppo. Faremo solo un video, facciamo solo un episodio, solo una missione, perché sennò mi sento male, secondo me. Medaglie. Aggiungeremo adesso i contenuti extra. Ma di storia. Ah, nemmeno uno. Lettere da casa, nemmeno uno. Interviste veterane, c'è il riconoscimento. Ok. Andiamo con la prima missione. Il giorno dell'infamia. Andiamo. E godiamoci lo spettacolo, perché questo è in italiano, dovremmo avere problemi manco della traduzione qui. Anche se mi esce scritto loading. What the fuck, Ted? Perché mi esce loading grande? Dovrebbe uscirmi caricamento grande, però. Le immagini così saranno immagini di copertina, sicuramente. E comincia lo spettacolo. Sembra un film. Medal of Honor. Cioè, 2003, ma voi avete capito quanti anni fa era?
Cioè, era il lontano 2007 che ci giocava sto gioco. E teneva già 4 anni. Ma per me era veramente tanto. È in inglese, però sta nei sottotitoli almeno, dai. Non l'aspettavo, pensavo era italiano, me lo ricordavo. No. Che peccato, peccato. Me lo ricordavo che era in italiano, però. Sali sul ponte, premi il tasto per visualizzare gli obiettivi. Sali sul ponte, ok. Aspetta, quale. Ah, ok, funziona a vecchio stile. È morto. Faccio finta di non aver visto. Ecco, il barbiere. Ah, ricordo questa zona del barbiere. Oh, perché ho aumentato così tanto la qualità. Quindi si capisce un po'. Perché è morto questo? In base a che cosa? Secondo me la qualità ha migliorato tanto, però, Come on, Mac, jump over. Watch it, crouch under. Let's get out of here. Un triangolo. Quadrato si abbassa. Oh, damn the hatch! Oddio, con A si muove, si preme l'azione, ok. Purtroppo le qualità dei controller è un po' complicato. Mi spieghi come si fa? Ah, è re. Il nostro amico che fine ha fatto? È rimasto morto lì. Ah, è morto. Quindi non avremo più lui. E vedo un po' di gente morta in questa nave. Va bene, occupatene tu, io vado avanti. Perché non ho più. Anche lui sarà ancora vivo. Cioè, io sono di Lanzani. È arrivato Mr. Panzanello qua. Spegnere questo incendio, no? Save us! Use the boat! Call headquarters! Ma io sto salvando onestamente, non sto chiamando a nessuno. Per voi va bene lo stesso, spero, eh? Qualità. Ma te la sognavi la qualità del genere su PlayStation 2, però.
Attimo, oh, non è R1. Allora, R1 spariamo perché non ci fosse un domani. Spara sempre e il risultato non cambia. Però siamo sprofondati nel mare dipinto di blu. Obiettivi completati 3, obiettivo bonus completati 2, colpi ricevuti 28, aerei nemici abbattuti. Abbiamo abbattuto tutti quegli aerei. Non me lo aspettavo onestamente di aver abbattuto la maggior parte degli aerei disponibili in zona. Ci facciamo anche la seconda perché queste sono due missioni molto unite tra di loro. In che senso? Fanno parte della stessa missione. Eccola qui, dove molti ovviamente soldati muoiono o scappano senza risultato. Dovremmo resistere fino alla fine, se non mi sbaglio, una cosa del genere. In due questa missione era che cazzo. E poi in due si faceva con lo spruzzo. Poi l'attacco mi sembra che era da parte giapponese. Era manco i sta combinando. Sparate sempre, l'obiettivo è sparare. Venti aerei obiettivo completato, molto bene, 20 ne erano, 20 ne abbiamo fatto. Mi sono soddisfatto adesso. Non era facile a parte. Bene, hanno pure... Alright boys, let's get her up and running again.
Ripara la Spinelli. Spinelli, forza! Guarda quanti soldatini. Gerardo, non si notavano questi soldati all'epoca, eh? Stiamo facendo un giro per illustrazioni, andiamo bene. Quanti cacchi di aerei ci stanno? Ce l'abbiamo fatta, grande! And you listen up, Marines. You take a good long look. Hope none of you ever see a day like this again. Or nobody will ever know what it was like. But maybe the ones who lived through it. You just be damn sure you don't forget the ones who didn't. Anche un po' troppi, 64. 7 dicembre 1941, ore 10. Prior to Pearl Harbor, the Japanese war machine had swept across China, cutting off American aid. And then pressed on into Burma with limited resistance. At home, Japan was building up a seemingly superior naval fleet, led by some of the world's largest aircraft carriers. But Admiral Yamamoto's prediction had come true. The aftermath of the Day of Infamy had indeed awakened the sleeping giant that was America. As the Emperor's armies march toward the Philippines, the United States takes action. Dear Joe, you'll never know how happy and relieved we were to hear from you. Mom and I were clearing the lunch dishes when news of the Pearl Harbor attack came on the radio. Mom went all white and dropped a big platter on the floor. Addirittura. Dad finally calmed her down, but I don't think she slept at all, waiting for word that you were all right. There were more photographs in the paper this morning. It must have been horrible to be there, Joe. Thank heaven Donnie wasn't stationed in Hawaii, too. I don't think Mom would have survived the worry. Like everyone else, we listened to the president's speech the next day. Dad was real quiet afterwards.
I think he always believed there'd never be another great war like the one he'd lived through. That evening, I saw an amazing sight. I passed by the Army recruitment office, and there were hundreds of men lined up outside. A few boys from my school were there, and 8 men on Dad's shift clocked out and signed right up, the coal dust still on their faces. We hear now that war's been declared, and once you've shipped out, you won't be able to tell us where you are. Write back when you can, and stay safe. Love from your sister, Mary. P.S. Mom wants to keep all the Christmas decorations up until you and Donnie get home, so get this war over with fast. Come se poi dipendesse da noi il fatto di farla finire presto sta guerra. Comunque, particolare questo fatto delle lettere, non me le ricordavo, forse l'ho sempre saltate, o si facevano facendo degli obiettivi. Tutto può essere per gli obiettivi. Questo lo vediamo la prossima volta, però.